Si parte, destinazione Auckland, Nuova Zelanda, praticamente dall'altra parte del mondo. Il viaggio è strutturato in questo modo: partiremo da Milano Malpensa, scalo a Doha in Qatar e poi faremo l'ultima tratta di viaggio fino all'aeroporto di Auckland. Sto preparando le ultime cose e poi non mi resta che partire per questo infinito viaggio che durerà più o meno 30 ore. Mamma e papà, vi mancherò in questo tempo? Come non lo sai? Jordan Kamali. Looking at the truth, the money never lie, no. Io non ci posso credere, Claudia doveva accompagnarmi fino a Venezia Mestre in treno. Siamo arrivati in stazione, l'unico treno tra tutti, il nostro, soppresso, cancellato, vaffanculo Trenitalia. E quindi siamo di nuovo in macchina e vedremo se riusciremo a prendere la coincidenza, cioè il Frecciarossa a Mestre alle 10. Sono sudato, puzzo, ma non importa. Se non riusciremo a prendere la coincidenza dovrò andare fino a Milano Malpensa in macchina. Bella! Siamo miracolosamente arrivati a Venezia Mestre e adesso prenderemo il Frecciarossa che mi porterà, perché lei la abbandonerò, che mi porterà a Milano Centrale. Adesso ci dovremo separare per sempre. Lei andrà a casa, io andrò in Nuova Zelanda e la rivedrò tra una settimana. Oh, I've been shaking, I love it when you just stop you crying at the time of your life. Nothing holding me back. Sono arrivato a Milano e lui sarà il mio compagno fidato di viaggio. Spero di sopravvivere. I never came to the beach. Quando uno diventa ricco e famoso, gira esclusivamente con questi mezzi di locomozione, composti da cinesi e noi. Sposta quel boot! Siccome sono tutti cinesi, dovremmo fare la traduzione. Hanye Help China! Passata mezz'ora e mi sono già rotto i coglioni. 26 ore siamo arrivati. Mancano solo 26 ore. Siamo ufficialmente arrivati ad Auckland. Scherzo, siamo ancora a Milano Malpensa. È solo l'inizio. Abbiamo appena passato i controlli, mi hanno trovato con 20 kg di droga, ma siccome mi hanno riconosciuto, mi hanno fatto passare. Noi siamo qui, adesso andiamo qui e poi andremo qui. Noi abbiamo fatto da qui a qui col pullman, ci siamo già scassati la minchia. Finalmente ci stiamo per imbarcare per il primo volo. Si vola! Stiamo tornando, merde, 130. È la prima volta che vado su un aereo così grande. Posto 33A e 33B, come gli anni di Cristo. È un segno? Facciamo una guerra con i cuscini. Io mi sparerò 450 film. Tu ti sparerai una sega? Abbiamo anche le cuffie della Beats per vedere... Per ascoltare le cassette di... Di Favij. Un po' di figa qua. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Favij e oggi vi racconterò come cadere con l'aereo. Bella. Raga, mi sento a casa. Clean flight service, have a pleasant stay on board, sit back and relax. I'll talk to you before I descend into Doha. 118. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Ci hanno appena portato il menù, ma c'è un piccolo problema. Questo, ad esempio, vuol dire carote. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. She's laughing in my glasses while I was steaming for the masses. Who do you think you are? Anche ad alta quota bisogna assecondare i bisogni fisiologici dell'uomo. Mi è venuta un'idea geniale. Sapete come si spegne la luce? Se fossimo stati in Italia tutti avrebbero applaudito, ma qui sono maleducati. E anche a Doha, in Qatar. Sul
Speed Brass, Sportswear, Air Max, Comfort. Siamo arrivati all'aeroporto di Doha in Qatar, uno dei paesi più ricchi al mondo. Che cos'è quella cosa? Finalmente è arrivato a prenderci la macchina che ci porterà al gate. In aeroporto ci sono i Mac fissi. Allora, ci hanno dato tanti bei regali: spazzolino e dentifricio, dei calzini, non si sa perché, questa per dormire, per gli occhi, e i tappi per le orecchie che ho già perso. In cui andremo tra circa 3 orette lo scoprirete in un video che uscirà addirittura a settembre, quindi dovete portare pazienza. Questi sono i nostri posti, ci siamo dimenticati di rifare il letto. Adesso speriamo che le nostre valigie siano arrivate a destinazione, altrimenti dobbiamo ritornare indietro. Questa è la Dark Polo Gang della Nuova Zelanda. Siamo appena saliti in taxi, ci stanno portando al nostro hotel. Sono le 5 e un quarto di mattina. Sto andando nella stanza, però sono rimasto stupefatto perché sembra di essere dentro l'hotel. In realtà guardo in alto e non c'è il tetto, quindi qui quando piove ci si lava. I just wanna dance with my pretty little Galway girl.